Bene, io sono allora intanto Fabio alla console, che avrà la diciamo un applauso a Fabio. Avrà il compito di divertirci e di intrattenerci e di coinvolgerci nella seconda parte della serata. E quindi Fabio, vai con lo stacco. Tutti sulle mani! Vai, cominciamo a scaldarci perché questo è solo l'inizio. Vai, un applauso a tutti, a Club Ferrari numero. Fabio stasera ci ha promesso che vi fa scatenare come mai visto. E questo è mare, mare. Gin, chi anche te a questi pubblico meravigliosi. Io riprenderei il titolo della canzone, le parole della canzone. Tonight is the night. Questa sera serata dedicata anche e soprattutto alla grande creatività del nostro Michele. Basta con i complimenti, se no sbaglio tutto, lasciamo andare le cose così come vanno e vi assicuro che non è stato preparato niente, a parte i tavoli, i cocktail e questi ragazzi meravigliosi che non gli ho neanche chiesto se volevano farlo, sono venuti e basta. Adesso, dopo questo brano, adesso passiamo la palla a Maurizio, io dico la palla perché è un termine mio, simpatico così, per cercare che adesso loro vi faranno divertire un quarto d'ora, 20 minuti, per mettere in risalto un po' le loro qualità che se lo meritano perché sono veramente bravi, intanto perché da scaletta dobbiamo aspettare e temporeggiare un 20 minuti. Allora, loro adesso canteranno per voi, come ho già detto. Segue con la nostra... Bene, bene, molto bene. Allora, intanto premetto che insomma la capacità del maître non è solo nell'ambito professionale della ristorazione, ma anche come persuasore occulto, infatti ha come convinto il qui presente a mettere la parrucca. Io in realtà sono come Yul Brynner, però per un attimo ho deciso di giocare, quindi se giocate giocate, se non giocate non giocate, insomma questo per riprendere un po' il leitmotiv della serata. Siamo qui e vogliamo proporvi qualche pillola, diciamo, di brani di ascolto. Io ho pubblicato un mio CD nel 2012, un CD di brani inediti, dal quale è stato tratto un singolo che si chiama If Only You, cioè Se Solo Tu, detto in lingua italiana, girato qui all'Hotel Europa, nella splendida location Hotel Europa, sia in esterna che in interna. Abbiamo avuto il piacere, e grazie anche alla collaborazione e alla partecipazione di Gin, la quale ha recitato nel video e ha collaborato piacevolmente in questa esperienza. Questo video lo potete vedere se andate su Facebook, sulla pagina dell'Hotel Europa, troverete questo video veramente molto molto piacevole. E il brano di cui vi sto parlando ve lo ascolterete in questo momento dalla mia voce e dalla tastiera. Dopodiché vi preannuncio che Gin eseguirà un suo cavallo di battaglia che adesso non dico, ma lei sa già, e quindi a seguire dopo di me. Grazie. If Only You. To separate lives again. Some
Grazie, If Only You, questo è il brano che ho dedicato praticamente all'Hotel Europa con tanto di video che vi prego di andare a vedere se avete occasione sulla pagina Facebook di Hotel Europa. Grazie, si prosegue. Esatto, esattamente. Allora, ci tengo a dire una cosa, se a qualcuno di voi, e me ne sono dimenticato prima, se a qualcuno di voi piacesse il brano mio che ho appena eseguito prima, ci sono i miei CD in vendita a un modesto prezzo di 5 euro in fondo al nostro giardino, quando andrete via, se avrete piacere, in un banchetto apposito. Grazie, grazie, proseguiamo con lo spettacolo. Facciamo un po' di musica italiana? Facciamo un po' di musica italiana, una cosa cantata insieme così, eh? Sì, ci sto. Sempre uguale.
mi sorprendi quando tiri forte la tua moto da motore che sento truccato, e va bene guida tu che sei brava più di me, e io attendo che sia amore. Nell'attesa del momento clou, della serata, non che gli altri non siano importanti, ma un momento più centrale che vi stiamo per preannunciare, vogliamo fare ancora un brano che spero conosciate tutti e che potete cantare insieme a noi, che fa così. Tanto amore. Amici liguri di Genova, con i quali abbiamo anche fatto qualcosa insieme. Mio padre tornava, sentivo le voci, mi nascondevo nell'ombra ed andavo via, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino, e lo sfidavo a cercare, io sono qui. Mettevano a letto finita la cena, e che spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da
solo ed avevo paura. Quando chiedevo le sue rimane un po'. Amica e collaboratrice qui all'Hotel Europa per quanto riguarda l'intrattenimento musicale. Importante di questa serata, lui è una persona veramente speciale, fa cabaret, fa magia, fa uno spettacolo particolare. Lui è Carlo Cicala. Un applauso. Grazie Fabio, buonasera a tutti, come state? A parte che ormai non è più questione di stare bene, ma di trovare una malattia che ti piace. Una malattia che abbia anche il suo aspetto positivo. Che so, hai l'Alzheimer, non ricordi più nulla dopo 2 minuti, però incontri persone nuove tutti i giorni, hai capito? C'hai un po' di Parkinson? Vieni un po' mosso nelle foto, però noi maschietti quando facciamo la pipì ci divertiamo un casino. Va bene, queste prime 2 battute mi servivano di introduzione per capire se avete voglia di divertirvi e quindi decidere se farlo lungo o breve. E quindi per concludere, signore e signori, fatelo un applauso di tutti insieme, fate vedere cosa siete capaci a fare. Okay. Ricordatevi che io mi sforzerò di far partecipare anche voi che siete sfigati, vi hanno messi laggiù per punizione. Ricordatevi che l'artista, soprattutto di cabaret, può fare uno spettacolo bello, medio, così e così. Però, siccome è uno spettacolo dal vivo, è un'energia che passa tra il pubblico e me. Se io ci do dentro e voi siete lì e dici, oh, fammi ride, non funziona. Quindi se dovesse minimamente piacervi qualche battuta, la capite, fate finta che... Che fra l'altro volevo dire...
vorrei chiedervi, prego, poi facciamo la fiaccolata con i bambini accesi alla fine. No, ma, no, che sembra che non mi piacciono, mi piacciono, io non so come impanarli. Allora, sono il sale della vita, quando bolle l'acqua dentro. Siamo stati tutti bambini, dai, va bene così. Divertitevi, ti stai divertendo tu? Non mi sembra, eh? Quanti anni hai? 10 anni, se potessi tornare io. Sì, sì, va bene così, ho già capito. Va bene, allora, volevo dirvi che vorrei chiedervi di diminuire le vostre aspettative del 20%. Perché dice, ci si diverte di più se si pretende di meno. Per esempio, vedete questi pantaloni? È un regalo sorpresa della mia ultima ex fidanzata. Li ho trovati in camera da letto rientrando prima del previsto. La maggior parte dei vestiti li recuperavo in questa maniera. A volte però erano stretti, a volte larghi. Però come si dice, chi si accontenta gode. Così io pensavo, io mi accontento, lei gode, abbiamo sistemato tutto. Vai, vai, grazie. Allora, volevo raccontarvi solo che saranno i tempi un po' strani, però c'è della gente in giro. Sono stato a Forte dei Marmi a passare un weekend. Sono un poveraccio, ma ogni tanto mi permetto. Pago un ingresso, di un mi sento ricco. Ho detto, voglio esagerare. Mi sono preso una bottiglia di birra da 66. Io se bevo un bicchiere già mi ubriaco. Ho detto, oggi esagero, sono a Forte dei Marmi sulla spiaggia, mi sono fatto sta bottiglia da 66. Non è una cosa... Mi sono addormentato. Non so quante ore ho dormito. Quando mi sono svegliato ho visto questa luce un po' strana. Il primo che ho visto gli ho detto, mi scusi, è l'alba o il tramonto? Questo mi guarda e dice, non saprei, non sono di queste parti. Ho bevuto io o ha bevuto lui? C'è gente così. Ad esempio, vi dicono di stare attenti quando andate a prendere i soldi dentro il bancomat. È vero che vi clonano. Avevo bisogno. Ho visto che c'era un tipo un po' sospetto vicino al bancomat. Ho detto, mi metto fra lui e il bancomat e lo frego. Mi sono messo, ho messo dentro la carta di credito. La macchina, vrup, se l'è presa, non me l'ha ridata. Questo imbecille mi si avvicina e ci fa, guardi, è successo anche a me, volevo vedere se capitava di nuovo. Ma ti si è fulminato il cervello, vedi? Ma guarda te com'è egoista, per essere sicuro che non funziona, mi ha fatto... Dopo, fra l'altro qui, 2 anni fa facciamo lo spettacolo lì da Piazza Vittorio Veneto, tutti i cabarettisti di Zelig e di Genova, così. Dopo 20 anni rincontro un mio vecchio compagno di scuola. Non faccio il nome, dico solo Silvio, ma Bovone, non c'entra Berlusconi lì. Silvio è una cosa... Si sente? Ho incontrato Silvio, il mio compagno di scuola, dopo 20 anni. Silvio non era una cima. Per dirvi, quando noi studiavamo con l'evidenziatore, quale colore usavamo? Quello giallo, quello verdolino. Ecco, lui usava quello nero, tanto per dirvi il personaggio. È stato bocciato 2 volte all'esame di maturità, lo incontro e gli dico, Silvio, ma vergognati, ti sei fatto bocciare il secondo anno? Beh, è sfiga, mi hanno fatto le stesse domande dell'anno scorso. Quindi avete capito il personaggio. Te lo incontro lì dal bar dei gelati e te lo vedo con un libro di Aldo Moro sotto il braccio. Dì, Silvio, siamo diventati intellettuali, ma dimmi un po', è sulla sua vita da statista o sul suo assassinio? Mi ha guardato male e ci fa... Bene, adesso mi hai rovinato il finale. Silvio, è Moro, non è un giallo, ma non ha capito neanche questa. Vale, grazie, grazie, comodi. Allora, però stasera io sono qui anche perché ci sono sti giovanotti qui che vogliono vedere della magia. E vi spiego come il tutto è nato, come ho combinato le due cose. Ho iniziato a pensare di fare il mago come professione perché a Genova, a Piazzale Kennedy, c'era il circo americano e c'era un mago americano che faceva un gioco straordinario. Pensate questo gioco per un a proposito, genovesi quanti ce n'è qui? Tutti fuori di Genova? Ecco, allora stasera vi devo... Siete solo voi due di Genova. Vabbè, comunque per capire, c'è questo mago americano al circo che fa questo gioco. Pensate per un genovese cosa significa questo. Contate insieme a me. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di $6 ne toglieva 3 e quando li contava aveva sempre 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
mi ricordo che anch'io, come voi, rimasi così stupito che mi dimenticai di applaudire. Però pensai, se facessi il mago a Genova, decidessi di fare il mago a Genova, ma pensa a te, quale gioco più bello. Tu entri in scena e dici, signore e signori, buonasera, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ne togliamo 1, 2, 3 e abbiamo sempre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A Genova è successo assicurato. Anche perché questo tipo di gioco al genovese ricorda un po' il più antico mestiere dell'uomo, della donna. Pensateci bene. Hai la merce, la vendi e ce l'hai ancora. Vi dovete sforzare per le battute più belle, perché cioè fare battute belle non è difficile convincere il pubblico. Voi ho già capito che siete preparati, però dovete un po' suggerire in giro perché siete un po' perplessi. Ho come l'impressione di fare commedia per voi e tragedia per il resto del pubblico. E poi vedendo la reazione che hanno avuto all'inizio, quando Michele si è sforzato di entrare tutto con la cosa così, ho visto questa reazione proprio di vivacità, una cosa, ho detto, ma guarda te, c'è gente che spende migliaia di euro per andare in India, Messico, Egitto in cerca di civiltà morte, ma dove stava a venire qui questa sera e vincerà, tutto gratuito. Ma fatemi un applauso, vivete, forza! Anche perché ridere e applaudire fa bene alla salute, migliora la circolazione del sangue, allunga la vita. Perché privarvi di una simile occasione? È buono, forza! Allora, comunque fatto sta che, arrivati a sto punto, cosa succede? Ho deciso di fare questo gioco. Vado dal negozio di magia dove vendono questi giochi. Sono entrato e ho detto, scusate, avete quel gioco dove conti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 banconote? Poi ne togli 1, 2, 3 e quando li riconti hai sempre 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Questo mi guarda e dice, ma è straordinario! Però guardi, questo non è il negozio di magia, è la macelleria, il negozio è più vicino. questa, iniziate a capirlo, mio umorismo. Piano piano, vedete che voi vi divertite. Alcuni le capiranno tornando a casa. Va a finire contro l'albero, è già successo. Comunque, fatto sta che entro nel negozio di magia e dico, senta, ce l'ha quel gioco dove conti tre, togli tre? Dice, no, proprio quello non ce l'abbiamo. Ne abbiamo uno simile, dove conti uno, due e tre. E poi ne togli uno, 2, 3, 4, 5, 6 e quando li riconti è sempre 1, 2, 3, grazie. Ok, allora, rapidamente, siamo sempre al circo e c'è questo sempre mago fantastico che ha un giornale che non è assolutamente truccato. Ora, se questo simpatico signore qui di Genova vuole venire a controllare, sia gentile, controlli. Basta così, grazie. Il nostro amico ha controllato e adesso si ritorna. No. Scusa, come ti chiami? Io Vincenzo. Vincenzo è un bel nome, sta bene su tutto e gli facciamo un applauso. Vincenzo, siccome sei simpatico e hai dimostrato senso dell'umorismo venendo qui, ti lascio controllare. Non pensavo che l'avessi controllata la seconda volta. Basta così, grazie. Un applauso a Vincenzo, grazie Vincenzo. Sei simpatico e questa è la cosa più importante. Comunque c'è questo artista che fa questo gioco straordinario, il giornale non è assolutamente truccato, devo fare la gag con te. Strappa il giornale in parti perfettamente uguali lui, però in questo gioco intervenivano due sensi. Normalmente il mago vi inganna su un senso solo, il senso della vista. Infatti tutti vedete il giornale strappato. Ma in questo gioco c'è anche il senso del... Vabbè, non vi faccio più domande, tranquilli. Grazie. Se non veniva lei stasera non andavo avanti. Allora, strappato così, prendeva tutti questi pezzi di giornale, così strappato, li lanciava in aria e il giornale come per magia tornava intero. Signore e signori, sto allenandomi a fare questo numero da sole 6 settimane, per cui vi ho presentato solo la prima parte. Grazie. Questa l'avevo buttato via, cosa ci fa ancora qua? Bene. Questa la capiscono in 3 su 200. Passatela agli altri perché hanno difficoltà. Non so se avete letto quella notizia di quell'italiano che a Sydney, in un ristorante, inavvertitamente ha ingoiato uno di questi. Non gli credevano,
Oh, l'hanno dovuto cacciare fuori 23 volte prima di quello. Vabbè, questo è troppo. Comunque c'erano degli astronauti a un tavolo che hanno chiesto il conto alla rovescia e tutto è finito poi. Ma quando vado in giro a fare spettacoli in Italia, il mio hobby, sapete qual è, signore? Raccogliere le notizie curiose che trovano i giornali locali. Per esempio c'era la Gazzetta di Mantova, in la prima pagina in fondo a sinistra c'era questa notizia, dice: un uomo mangia una prugna ogni 20 secondi, non si sa chi sia, ma si sa dove trovarlo. Rubati 3.000 pacchetti di sigarette e 2 tonnellate di carote, si cercano conigli con la tosse. Giovane ragazza terrorizzata dall'idea di rimanere incinta usa contemporaneamente pillola, diaframma e spirale. Rimane incinta lo stesso e gli nasce un bambino con la corazza addosso. Oh, finalmente hanno trovato l'anticoncezionale per uomo, che è una cosa, dico io, intelligente, perché ha più senso togliere le pallottole dalla pistola che non fornire tutti gli altri di giubbotto antiproiettile. So se avete letto quella cosa, questa è un po' tremenda per noi uomini, di quella donna che ha fatto dissotterrare il marito per poterne estrarre il seme e rimanere incinta. Io, pensando a questo, ho detto: aia, se le donne si accorgono che ci possono usare anche da morti, per noi è finita, non hanno più motivo per tenerci in vita. E questa è gravissima, eh? Per noi maschi questa è drammatica. Comunque c'era anche quell'altra notizia di quel messicano che ha tentato di introdurre clandestinamente una scimmietta per via dell'antiterrorismo, sugli aerei stanno molto attenti. La hostess ha notato che qualcosa non andava quando ha visto che questo, col sandwich, invece che andare verso la bocca andava verso la zona bassa. Ma il vero casino è scoppiato quando la scimmietta ha cominciato a sbucciare quella che credeva una banana. La notizia quella più strana. Ah! Per quelli di Genova, Recco Nervi, 2 anni fa è cascato quel camion carico di dizionari dei sinonimi. Stato pauroso, terribile, spaventoso, drammatico, raccapricciante, terribile, tremendo. Questa era un po' troppo fine. Chiedo scusa, adesso vado giù più basso. Ora ci sono dei bambini, se no ve ne facevo qualcuna più adesso. Ma no, noi ci teniamo alti, eh. Però c'era questa notizia sulla pagina centrale del giornale, che questa mi piaceva di più. E vai, eh? E sembravo scemo, eh? Va bene. Allora, la notizia era questa, vedete? Notizia è questa: Germania, hanno fatto il primo esperimento di genetica umana. Sapete che hanno clonato prima la pecora Dolly, poi hanno clonato le mucche, e finalmente in Germania hanno fatto il primo esperimento di genetica umana incrociando un testimone di Geova e un ateo. È venuto fuori uno che va a suonare le porte senza sapere il perché. Va bene, questo è quanto. Oh. Ma veniamo la musa ispiratrice che mi ha portato sul mondo del nonno, un personaggio straordinario. Il nonno aveva un vizio, purtroppo, era simpatico, era un cacciatore di donne, guarda. Rincorreva gonnelle in tutto il mondo. Una volta arrivato in Scozia, Bellin si è rimasto sorpreso. Allora, questa è stata andata via. Rincorreva gonnelle in Scozia, laggiù proprio, dice: che cosa sta dicendo? Va bene, allora, il nonno, questo personaggio straordinario, che non era mai andato, pensate, 80 anni mai stato dal medico, perché diceva: non voglio offendere nessuno, c'è qualche medico? Diceva: tanto i medici non ti curano, è il corpo che si cura da solo, loro si prendono i soldi e il merito. E non c'era mai andato. Però un'amica gli ha detto: Giuseppe, c'hai 80 anni, una visitina. Guarda, vai da questo, è bravo, non solo, ma la seconda volta che ci vai ti fa pagare la metà. E io mi ricordo che lo accompagnai e fu bellissimo. Quando entrò disse: buongiorno dottore, sono di nuovo io. E così fa. Dice: va bene. Dice: vabbè, signor Giuseppe, qual è il suo problema? Il nonno, come dicevo, fumava, aveva sempre un sigaro in mano tutto il giorno. Finito un sigaro, tac, ne aveva un altro. Finiva un sigaro, ne aveva un altro. Finiva un sigaro, ne aveva un altro. Aveva sempre un sigaro in mano, li finiva tanti. Questo gioco ha un senso, se non applaudite vado avanti mezz'ora. Fatto sta che dice: allora signor Giuseppe, qual è il suo problema? Dice: guardi dottore, tutte le volte che faccio la pipì mi brucia.
il dottore la guarda e ci fa: signor Giuseppe, ha provato a tenere il sigaro nell'altra mano. Quando decidi di fare l'artista, è meglio che impari qualche mestiere collaterale, perché ci sono i periodi che le scritture non arrivano mai, io l'ho capito da subito. Pensate, avevo trovato il lavoro in una fabbrica per succhi d'arancia, mi hanno licenziato dopo 2 settimane perché non riuscivo a concentrarmi. Succhi d'arancia, non riuscivo a concentrarmi. Le ripeto perché vedo che siete un po' lenti. Poi ho lavorato, ho fatto il soffiatore di vetro a Murano, una volta mi è venuto il singhiozzo e sono finito dentro la bottiglia. Ho fatto l'assaggiatore d'aglio. Sapete che ci sono gli assaggiatori di vino di forma? Assaggiatore d'aglio. Ero molto solo in quel periodo. Ma il mestiere più divertente era quando facevo il venditore di porte, porta a porta. È tristissimo, perché tu suoni, ti aprono, tu inizi con il sermoncino: buongiorno signora, mica bisogno di una... No, vedo che ce l'ha già, mi scusi. E te ne andavi, eri depresso. Ho chiesto: potete cambiarmi dipartimento? Sì, mi hanno messo a vendere apparecchi acustici porta a porta. Signori, i migliori clienti non mi hanno mai aperto. Poi finalmente mi hanno preso al circo e... Prima di andare al circo ho fatto la guida turistica in Vaticano. No, dico, se c'è qualche giovane, se volete studiare si guadagna bene, non sei tassato, solo che devi fare il concorso scritto e orale. Superato brillantemente lo scritto, ero già a Roma nelle stanze del Vaticano per fare la prova orale. Portavo un gruppo di turisti stranieri e lungo le stanze del Vaticano spiegavo la storia del papato e della Chiesa e stavo parlando del Papa attuale, che al momento era Giovanni Paolo II. In quel momento da uno dei corridoi è spuntato lui, distinto, mi è venuto da dire: top! Del diavolo, è scoppiato un casino. Lì sono severissimi per queste cose. Tu guardi un modo di dire, niente, troncato. Sono andato a finire dal circo, avevo bisogno di un fakiro, ho iniziato a fare il fakiro, ho messo la spada, è venuto il singhiozzo, è partita la spada, tre spettatori infilzati, facciamo qualcosa di meno traumatico e facciamo questo gioco. Bambini, quello che sto per fare non lo fate a casa, ok? Aspettate di essere fuori. Oh. Allora, questo è semplicissimo. Per chi è debole di stomaco non guardi, gli altri si divertono a vedere queste cose. Questo è utile se avete una moglie che parla troppo. Fate l'agopuntura della lingua. Ah? Se voi provate a fare... Se non siete stati al gabinetto e fate così, vedete che si anestetizza subito la lingua. Ah? Ah. Poi fate... è finta, signora, è finta. No, per farvi divertire non mi trafiggerò mai la lingua, non sono questo genere, guardi. Era una gag che è finita così e basta. Bene, di solito a questo punto dello spettacolo c'è un breve intervallo con la famosa danza delle tre vergini. Purtroppo una ragazza ha rotto il contratto. E allora, siccome ho partecipato, quando Genova è stata capitale europea della cultura, ho partecipato al concorso per poesie, vi presento la poesia con cui ho vinto. La poesia si chiama Performing Art. Questa è la poesia. Dove vai sola soletta? Cioè, pensate che ci pagano per fare ste cagate qui. Cabaret, va bene. Ok signori, ci stiamo avviando, perché io ho perso il senso. Ancora 10 minuti, ditemi voi, 10 minuti? Vi concedo ancora 10 minuti. Allora, per il prossimo... Volete ancora di più? Allora, sentite, una cosa che mi diverte molto è... Cioè, è fare le battute. Questa cosa l'ho sempre avuta, fin da piccolo. Mi ricordo che quando ero la sua età, a tavola, vi capita mai? Bravo. Vi capita mai di allungarvi per prendere delle cose, bambini? Cosa è la classica frase che dice la mamma? Ma non ce l'hai la lingua? Io, sì, ma non così lunga. Poi vi ricordo che giocavo. Chi di voi, alzi la mano, chi non ha giocato al dottore e al paziente? Dai, tutti, la nostra generazione abbiamo giocato tutti. Io giocavo con mia cugina Cinzia che faceva il dottore, solo che era più sveglia di me, mi faceva già pagare il ticket. A scuola poi le maestre, non come adesso, erano veramente severe. Una volta ho detto a una compagna di classe: Paola, sei stupida. Oh, mi ha preso davanti alla classe, ha detto: chiedile scusa e dille che ti dispiace. E io:
Paola, scusa, mi dispiace che tu sei stupido. Una volta stavo disegnando, facciamo gara di disegno. Si avvicina la maestra e ci fa: e tu cosa stai disegnando? E io: sto disegnando Dio. E lei fa: ma nessuno sa com'è Dio. E signora maestra, fra un minuto lo saprà. Vabbè, questo. Grande. Invece la battuta più bella, in assoluto, di cui sono orgoglioso, che è finita anche sui libri di storia del cabaret, sta per uscire un volume a novembre. Lavoravo, mi guadagnavo dei soldini alla biblioteca Berio a Genova, all'ufficio prestiti. A un certo punto entra un mio coetaneo che molto probabilmente stava preparando una tesi di psichiatria. Entra dentro e ci fa: scusa, avete dei libri sui suicidi? Gli ho detto: guarda, non li teniamo perché la gente tende a non riportarli indietro. E quando lavoravo in libreria c'era sempre questo che arrivava: cioè, scusa, mi puoi indicare la sezione fai da te? E io: scusa, guarda, non te lo posso dire, se no la cosa non avrebbe senso. Poi c'era l'epoca che c'erano quei libri che avevano l'adesivo con scritto copia autografata dall'autore. E io ero un bastardo nato, le staccavo tutte e le mettevo tutte sulle Bibbie. Un pomeriggio le ho vendute tutte le ho vendute. Ah, vi do anche un consiglio: se volete divertire al mare, però vi dovete alzare un po' presto, prima che ci sia qualcuno in prima che ci sia qualcuno in spiaggia, voi andate in spiaggia, prendete delle bottiglie e ci mettete dentro dei messaggi, poi buttate le bottiglie in mare e aspettate che qualcuno la recuperi, almeno una. E io l'ho fatto, ho messa, poi questa l'ha recuperata, si è seduto, io ero dietro, e sapete cosa c'era scritto? Il messaggio: sono alle tue spalle. Fatelo, è di una divertente straordinaria. Va bene, allora continuiamo ancora, vorrei fare questo gioco finale. Ok, via. Avrei bisogno però per questo della collaborazione di una spettatrice. No, fermi tutti un attimo, io gli farei un applauso a Carlo, che ci siamo conosciuti per caso. Carlo, ti devo dare ragione, sei veramente bravo, il tuo cachet è assicurato, puoi andare avanti, sei veramente bravo, un applauso. Grazie, grande. Grazie. Mi ha promesso uno spettacolo di qualità, devo dire, sei un grande. Grazie, e adesso però, allora, se vi siete divertiti, adesso arriviamo proprio al clou. Avrò bisogno della collaborazione di una persona bella, simpatica e intelligente che mi farà da partner per questo esperimento straordinario. Ho detto bella, simpatica e intelligente, quindi lo farò da solo. No, non è vero. Lei, signora, siccome si è divertita e capiva tutte le battute, sia gentile, venga, mi farà da parte. Un applauso per la mia assistente. Oh, normalmente, ecco, ho già dimenticato, lo sapevo, ho dimenticato il coltello. Non posso farlo. Darling, se me la vai a prendere, mi prendi tutta la borsa nera, grazie. Ciao, innanzitutto scusami, il tuo nome? Nadia, Nadia è un bel nome, sta bene su tutto, complimenti Nadia. Ma io faccio sempre questa battuta. Sa cantare? Nadia? Ah, perché tutte le Nadie sanno cantare. Ma è così, Nadia? Vabbè, lui è uno che vorrebbe sentirla cantare. Dopo lo spettacolo canterà solo per lei. Nadia e Vincenzo, se glielo permette. Facciamo passare le moto, sono gli Hells Angels. Stanno andando via, bene. Allora, Nadia, tra l'altro dico sempre questa cosa, che bel nome, facendo sempre sta battuta, una volta ho fatto uno spettacolo per un pubblico internazionale, è venuta su una ragazza che molto probabilmente era di origine greca. Io ho detto: ciao, come ti chiami? Lei ci fa: Pataki, che è un classico nome. Poi ho detto: beh, è un nome inusuale, non lo senti tutti i giorni. Lei ci fa: a dire il vero, sì. E così mi ha sistemato. Più bello è stato quando ho chiamato su una bambina, era uno spettacolo per bambini. Avevano finito una sorta di danza, aveva il suo tutù, ma era timidissima. Quando, grazie, se troviamo qui, perfetto, eccolo qua, ok. Quando è venuta su, la ragazzina, immaginate, sto affarino così,
tutta timida col tutù bianco. Mirko, ciao, come ti chiami? E lei? Senti, sapete il classico, si è tirata sul gonnellino perché era tutta timida. Io ero in imbarazzo, l'unica cosa che ho saputo dire è di cognome e vabbè così. Qual è il tuo nome? Va bene. Allora, senti, normalmente io tra il pubblico non lancio la pallina per scegliere, lancio questo. Allora, quello che stiamo per fare è il gioco di carte più pericoloso che sia mai stato inventato. Allora, attenzione. Nadia, tu sei mai stata bendata prima d'ora? Tanto stasera lo facciamo per un altro scopo. Allora, attenzione. Vuoi controllare che queste non siano truccate? Vuoi prova a mettertela? Ok, ci vedi? No, benissimo. Tu fra l'altro ci vedi benissimo, non sei né presbite né miope, no? No, aspetta, aspetta, poi ti bendo io. Ok, allora facciamo così. Ah, fra l'altro, prima che tu vada, volevo farti controllare. Vuoi controllare che queste carte non siano contrassegnate, non abbiano dei segni? Davanti sì, se no non si può giocare, devono essere dietro. Perché è sempre così, non sono esperti. Capisci, Nadia? Cioè, se tu controlli qui, devono essere contrassegnate, se no non puoi giocare. È dietro che di solito mettono i... Ci sono dei segni, onestamente? No. In effetti è vero, ho sbagliato mazzo, scusa. Vabbè, useremo questo lo stesso, va bene. Allora, attenzione, il gioco è semplicissimo. Tu mischi le carte, io mi metto qui, a questa distanza. Vai. Ora, non sarebbe straordinario, Nadia, se io ora, dopo che tu hai mischiato, sapessi dove sono i quattro assi? Eccoli qua, 1, 2, 3 e 4. I quattro assi sono pieni. No, non è questo il gioco, questo è... Guarda, stiamo per entrare nel vivo dell'azione. Tieni questo, grazie Nadia. Ora io ti vado a bendare. Tu hai detto che non sei miope. Pensa che è un'amica miope, così miope che non riconosce gli amici finché non gli sono sopra. Allora, attenzione. Sì, alcune le butto proprio così. Allora, attenzione, il gioco è questo. Io ora ti farò scegliere una carta. Dammi pure le carte. Mi benderò anch'io. Oddio, basta che mi tolgo gli occhiali, è come se fossi bendato. Ma voglio... Se il mio amico intanto, Fabio, poi mi prepara la danza sala numero 9, che gli dico io poi quando farla partire, grazie. Allora, ci siamo. Allora, aspetta. Nadia, dove sei? No, perché non ci vedo anch'io, aspetta. Ok, facciamo così. Ok, Nadia, scegli liberamente una carta. Ok. Senza toglierti la benda, cerca di ricordarla. Rimettila nel mazzo. No, aspetta così. Fai vedere a loro, fai vedere la carta al pubblico. Falla vedere anche a quelli laggiù. Aspetta che quelli laggiù, per quelli che sono laggiù in fondo. Aspetta che qui. Eccoli, per quelli laggiù. Ok, così partecipate tutti, va bene. Ok, Nadia, rimetti pure la carta dentro le carte. Tieni tutto in mano. Facciamo vedere che le carte sono tutte diverse, perché poi c'è sempre il solito furbo che c'erano tutte uguali. Tieni tutto in mano, grazie. Ora, Nadia, è molto importante il sincronismo fra me e te. Ora ti fai un attimo più indietro, un po' più indietro, perfetto. Al mio tre tu dovrai lanciare le carte in aria, a mo' di doccia, in modo che cadendo giù io debba trafiggere al volo la carta che loro hanno visto. Ok? Sì, tutte, così però, da sotto. Così le lanci su che cadendo giù. Ci sei? Quindi ripeto, è importante il sincronismo fra me e te. Capisci la parola sincronismo? Sì. Tu credi alla vita dopo la morte? No. Potresti no, l'ho sbagliato una sola volta questo gioco. Gli ho chiesto scusa alla persona, ma non so se mi ha sentito. Va bene? Sei pronta, Nadia? Via, lancia le carte in aria al mio tre. 1, 2. La colpa è mia, Nadia, sono io che ti ho fatto venire. Signori, un applauso a Nadia che mi ha rovinato il finale. Nadia, non sentirti in colpa, tieniti questa, perché non possiamo finire così, così è proprio bruttissimo.
aspetta, perché il pubblico si aspetta qualcosa di eccezionale. Allora, visto che siamo così, ci mettiamo tutti e due così, grazie con la numero 9, e facciamo una danza sarda, visto che sembriamo due danzatori. Via. Nadia! Grazie Nadia, non importa. Un applauso più forte per Nadia, grande, grande, straordinaria. Non ti preoccupare Nadia, adesso purtroppo, come si dice, chiudo, perché quando uno sbaglia, questo era il doppio salto mortale, quando uno sbaglia il doppio salto mortale per farsi perdonare dal pubblico deve fare il triplo salto mortale, e io per voi questa sera farò il triplo salto mortale. Un numero che non vedete da anni, non si vede più. Al circo c'era una foca che faceva girare la pallina sul naso e il pubblico applaudiva. Poi la foca applaudiva, ma il pubblico non era capace a fare girare la pallina sul naso. E io questa sera, signori, farò una cosa straordinaria. Lancerò in aria la pallina, la fermerò sul naso e suonerò contemporaneamente il flauto. Siamo pronti? Ah, vi prego, sul tavolo, fatemi una rullata come se fossimo al circo. Grazie. Tutti, grazie. Via. Ok, uno, due, ah. Siccome è difficilissimo, signori, le statistiche dicono che riesci una volta su 100, sapete, no, cos'è la statistica? La scienza per cui se tu mangi un pollo e io ti sto a guardare, cosa abbiamo mangiato? Mezzo pollo a testa. Che è una stupidata, perché se tu sei architetto e io sono analfabeta, non siamo due geometri, ma così funzionano le statistiche. Via, lancio la pallina in aria, via, rullata, rullata, entusiasmo. Uno, due, ah, l'ultima cosa, le statistiche dicono anche un'altra cosa, che una persona su quattro è squilibrata. Quindi ora voi pensate tra i vostri amici o conoscenti, se loro sono a posto. Via la colla rullata, uno, ah, e questa è l'ultima e chiudiamo. Se riesce, vi prego, fate un applauso degno della fine di uno spettacolo, eh? Solo gli uomini applaudite, le donne limitatevi ad urlare, sei bellissimo, vogliamo un bambino da te, grazie, via, via, uno, due, tre, ah dai! Grazie signore e signori, grazie, grazie, grazie a Michele per questa grazie. Serata straordinaria. Sì. Io starei ancora con voi per delle ore, ma grazie, bisogna Carlo. Lasciare spazio allo spettacolo. Carlo. Grazie e chiudo solo con questo. Io vi ringrazio per aver riso al mio spettacolo. Ditemi dove lavorate, verrò anch'io a ridere di voi. Grazie e buonanotte. Sì.